difesa del suolo, avanti tutta da parte del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Le squadre infatti sono schierate su tutte le aste del capoluogo, dove la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua prosegue spedita. Nel comune di Arezzo gli interventi, suddivisi in 6 lotti, vengono eseguiti in modalità gentile per coniugare mitigazione del rischio idraulico con la salvaguardia delle biodiversità. A nord della città, operai e macchine, dopo essere intervenuti nella zona di Marcena, continuano le attività sul torrente Chiassa. Sono poi in corso anche le manutenzioni sul torrente Maspino in località Case Nuove di Ceciliano, mentre si sono già concluse quelle sul torrente Frassine e Andria in località Cadicio. All'estremità opposta è stato ultimato il lifting del rio dell'Olmo, del rio di Sant'Antonio e del rio Matto. Nel frattempo è decollata poi la cura del rio di Vitiano e a breve la terapia sarà estesa anche ai principali affluenti di destra del canale Maestro della Chiana. Nel cuore della città, sotto i ferri in questi giorni, invece il torrente Castro e il Bicchieraia, lavori che proseguiranno poi verso monte sino alla Pace sul Bicchieraia, fino a Molinelli sul Castro, per cui è previsto successivamente anche il restyling del tratto di valle. Ed eccoci al Vingone, il torrente ha già ritrovato la sua funzionalità nel tratto a monte, a breve prenderanno al via le lavorazioni sul tratto cittadino da via Calamandrei a via Leonardo da Vinci. Sono attualmente sotto i ferri anche il fossatone, Fosso Sellina, anche nei tratti urbani in zona Pontalto, viale Dante. Già in forma infine il rio della Chianicella San Giuliano, mentre a breve saranno avviate le lavorazioni sul torrente Vingone di San Giuliano, il torrente Lota e il Borro di Marancione.